Questa prima giornata di vaccinazione all'ospedale Versilia ha visto la somministrazione di 48 dosi, a cui faranno seguito 78 il 2 gennaio e altrettante il 3. Il direttore sanitario Giacomo Corsini, seppur soddisfatto per questo primo passo verso il ritorno alla normalità, ha ribadito l'estrema necessità di continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare il contagio. Assolutamente sì, importante come ha detto lei per l'ospedale ma per tutta la nostra comunità. Partiamo quindi con gli operatori sanitari ad oggi. Oggi abbiamo in programma di vaccinare 48 persone e abbiamo scelto come da indicazioni regionali fra i colleghi che hanno gestito in prima linea l'emergenza Covid, cercando di coprire un pochino tutte le professioni che hanno bene o male appunto gestito questa emergenza nazionale. Poi nei giorni a seguire ne saranno per domani 78, poi altri 78, nella prima ondata copriremo circa 1.600 operatori e poi al momento in cui ci sarà di nuovo disponibilità di ulteriore vaccino andremo a coprire quella che è un po' la nostra capienza globale per quanto riguarda questa prima ondata, che sono quindi sia dipendenti sia anche sul territorio, sull'RSA, e sia anche di ditte che gestiscono appalti all'interno delle strutture sanitarie, fino a circa oltre 3.000 persone. Al Vax Day del Versilia era presente anche l'assessore regionale Stefano Baccelli, che ha sottolineato il ruolo della regione nella campagna vaccinale. Una Toscana che è partita con i vaccini, che proseguirà il più speditamente possibile, è anche un test, ovviamente, questo rispetto al meccanismo di distribuzione, di logistica e di somministrazione dei vaccini per tutti i cittadini della Toscana.